Ricordo quella volta in cui ho deciso di abbandonare la scuola per vari motivi. Ad esempio, il fatto di non essermi mai sentita a mio agio con i compagni delle varie classi in cui sono stata, perché molti di loro mi prendevano comunque in giro e quando tornavo a casa mi mettevo a piangere e mi sfogavo con i miei genitori. Oltre a questo motivo, ci sono stati dei momenti in cui mi sono sentita il mondo cadere addosso, a partire dai miei 9 anni di età. Poi c'è stato un periodo che è stata un po' la goccia che ha fatto traboccare il vaso, in cui proprio non riuscivo a ricordare gli argomenti che studiavo, per cui ho iniziato a fare un lavoro che non avrei mai pensato di poter svolgere. Il lavoro da cameriera mi ha insegnato ad essere più organizzata, mi ha aiutato a crescere, maturare e a gestire comunque momenti di difficoltà. Questo perché, ad esempio, quando un cliente si lamenta, è sempre il cameriere a metterci la faccia. E non il titolare o chi lavora in cucina, comunque. Un giorno, ripensando al mio abbandono scolastico, ho deciso di riprendere gli studi. Questo per me ha rappresentato la mia rinascita dopo vari momenti bui, a causa di persone che ritenevo importanti e a cui volevo molto bene, e che invece poi si sono rivelate solo delle serpi. Il liceo che frequentavo, prima di lasciare la scuola, era Scienze Umane. Purtroppo però non aveva corsi serali, così navigando su internet, ho notato una scuola a Genova, dove poi mi sono diplomata il 1 luglio 2020 in ragioneria, indirizzo relazioni internazionali per il marketing. Dopodiché, con molta sorpresa da parte di tutti, ho deciso anche di iscrivermi all'università. E questo per dare anche una soddisfazione ai miei genitori, che mi sono sempre stati vicino e mi hanno sempre sostenuta nei momenti di difficoltà. Oltre a questo, è stato anche comunque un riscatto verso chi non ha mai creduto in me, ma anzi mi ha voltato sempre le spalle. Una passione che mi accompagna fin da quando ero piccola è il canto. Questo mio interesse mi ha portato a partecipare a diversi contest e a vari provini, dove comunque ho potuto conoscere gente con la mia stessa passione. Un anno e mezzo fa circa ho partecipato ad un concorso in cui sono arrivata terza. È stata una fantastica esperienza durata 2 sere, che rifarei altre 1000 volte, in cui ho avuto la possibilità di poter migliorare artisticamente e anche superare comunque alcune mie paure, visto che avevo sbagliato l'attacco nella seconda strofa, ma ho saputo riprendere l'interpretazione della canzone senza intoppi. In questo concorso ho avuto la possibilità di portare una canzone che mi ha e ha fatto molto emozionare le persone che mi hanno potuto ascoltare quella sera. Quando una persona ha comunque una passione come quella del canto, molti tendono a buttarla giù e a chiudere le porte in faccia. Ma l'importante, secondo me, è non arrendersi mai, crederci sempre ed è quello che continuerò a fare.